Mariella Menchelli della Università di Pisa, che invito qui. Il titolo che avevo presentato era effettivamente molto ambizioso e pensavo di spaziare con manoscritti e arrivare fino all'età dei paleologi, ma mi soffermerei invece piuttosto su il primo punto che avevo pensato per oggi e quindi esplicitamente su questo logos uranios della Siocco pseudoplatonico e sulla possibilità di interpretare meglio specificamente un passo di questo logos uranios della Siocco proprio con l'aiuto del lessico astronomico e quindi della fortuna anche di Arato, dell'esegesi aratostenica ad Arato, sicuramente diffusa nel primo secolo avanti Cristo, ricordiamo naturalmente gli aratei di Cicerone, e del possibile ruolo quindi dell'interesse astronomico anche su dialoghi minori della raccolta platonica, come sono gli scritti dell'appendix degli Spuri che si trova collocata in calce alla raccolta delle opere di Platone. I due dialoghi ai quali accennerò, insomma, quindi la Siocco insieme alla Siocco anche brevemente l'Alcione, sono in effetti i dialoghi più tardi dell'appendix platonica, cioè i dialoghi che vengono collocati tra secondo e primo secolo avanti Cristo. Per la Siocco sono state avanzate anche datazioni anteriori, anche tra quarto e terzo secolo, ma gli argomenti prodotti da Suillé, da Herzog, sono significativi per collocarlo, insomma, per questa datazione. Suillé propende addirittura per il primo secolo avanti Cristo, Herschel lo colloca tra secondo e primo secolo e la stessa cosa può dirsi per l'Alcione pseudoplatonico, quindi sarebbero due dialoghi fra loro pressoché contemporanei, insomma. E tra l'altro sono i soli scritti dell'Appendix degli Spuri ad abbandonare la morale pratica, che per esempio si manifesta nel sul giusto, sulla virtù, sul deliberare, per incentrarsi sui temi del divino e della conoscenza, l'Alcione, e ancora della sorte dell'anima nell'aldilà, nel caso della Siocco, in risposta al terrore della morte che affligge gli esseri umani. Ed è significativo a questo proposito anche la loro circolazione, perché in manoscritti bizantini anche di XIII e XIV secolo vengono estrapolati talvolta questi due soli dialoghi dell'intera appendix degli Spuri, per esempio in un codice di Vienna, questo Vindobonense filologico greco 109, ma anche in un manoscritto che ora si trova a Bruxelles e che corrisponde ad una raccolta di Matteo di Efeso, una raccolta di estratti, ma per i dialoghi dell'appendix vengono scelti soltanto la Siocco e l'Alcione, che appunto si differenziano dal resto della raccolta proprio per i temi trattati che non sono di morale pratica, quindi di etica e di politica, ma riguardano invece il rapporto dell'uomo con la conoscenza e col divino. In particolare vorrei soffermarmi su questo passo del Logos Uranios. Che cos'è questo Logos Uranios, questo discorso celeste? Viene definito in questa maniera da Siocco stesso alla fine del dialogo. In effetti il dialogo si apre proprio, è noto a tutti, con questa scena del figlio di Assioco che chiama Socrate, è insieme a due amici, chiama Socrate a intervenire perché il padre è vicino,
al proteleuten vicino alla morte ed è in preda al terrore della morte. Quindi il dialogo, forse più che perita Thanatos, come secondo il sottotitolo, è un dialogo sul Deos Thanatos, sul terrore della morte. E Socrate interviene e la conclusione del dialogo ci dice che Assioco si è del tutto liberato da questa paura. Lui dice: sono del tutto dedoicheneiton ton Thanaton, e dice che quello che lo ha liberato dalla paura della morte sono due elementi, cioè il logos uranios e il logos mito finale. Quindi questo logos uranios è il primo ad avere un effetto positivo, mentre tutte le altre argomentazioni di Socrate non hanno alcun effetto sulla paura della morte di Assioco. Questo discorso è il primo che ha un effetto positivo. E infatti anche al termine di questo logos uranios si anticipa il fatto, appunto, che Assioco non ha per nulla, ormai liberato dalla paura della morte, e anzi ha apotos, ha desiderio della morte stessa. Logos uranios quindi viene fra l'altro introdotto da una richiesta proprio di verità di Assioco dopo le argomentazioni che Socrate ha avanzato in precedenza, e Socrate a un certo punto, dopo un primo argomento, come dire, destruens, introduce appunto quel logos uranios dicendo che ci sono molti discorsi sull'immortalità dell'anima, e tra gli altri questo, e in un primo tempo parla delle attività dell'uomo, quindi il fatto di stabilire le costituzioni, sono naturalmente argomenti molto, molto diffusi sia nella letteratura contemporanea che nella letteratura precedente, ma introduce ad un certo punto invece proprio il fatto che l'uomo alzi gli occhi al cielo e quindi contempli, dice, alzare gli occhi al cielo e vedere, come si spiegherebbe, no, in una natura umana, l'alzare gli occhi al cielo e vedere le rivoluzioni degli astri, i corsi del sole e della luna, le levate, i tramonti, le eclissi e i rapidi ritorni periodici. E poi c'è questo passo, Isemerias te cae tropas dittas, cae pleiadon che i monas, ancora le pleiadi, quindi ormai posso dipendere da quanti hanno molto dottamente discusso di questo prima di me, e dice cae tetus anemus te cae cataforas ombron, quindi si traduce in genere Isemerias con gli equinozi, si traduce tropas dittas con i duplici tropici, ma naturalmente qui non sta assolutamente parlando dei tropici, si tratta, se consideriamo il lessico astronomico, si tratta di tropei liu, cioè dei duplici solstizi. E in questo modo si capisce anche quello che viene dopo, cioè cae pleiadon che i monas e gli inverni delle pleiadi, e poi dice i venti estivi, i venti dell'estate e i rovesci di pioggia, e poi continua, quindi se non vi fosse un soffio divino, uno spirito divino nell'anima umana. Quindi soltanto ricorrendo ad un lessico astronomico si può in realtà comprendere il passo, che è un passo che è stato effettivamente molto tormentato. Se voi vedete l'apparato di Suillet, si è proposto, per esempio, vedete, la sola variante che troviamo nella tradizione manoscritta è questa, cioè keimonas all'accusativo oppure un keimonos al genitivo, che viene registrato secondo, sia nel Barnett che nel Suillet. Suillet è l'ultima edizione critica dell'Assioco, come proprio del Vindobonense, filologico greco 21 Y, il codice di Planude. Anche questo genitivo probabilmente ha prodotto tutta una serie di interventi non necessari in questo punto. Questi sono alcuni passi in cui si dice la stessa cosa, una serie di interventi non necessari su questo passo. Per esempio, Wolf e Immisch espungevano Keimonos e Keimonos Caeterus, perché avevano, leggendo il genitivo Keimonos, Wolf, Immisch e Vilamovitz proponevano di spostare Anatolaste Caediusis dopo Pleiadon, quindi pensare a levate e tramonti delle Pleiadi. Brinco
Brinkmann e spungeva addirittura Kai Pleiadon, perché collegava Keimonos Caeterus ai venti, quindi i venti dell'inverno e dell'estate, e quindi i venti invernali ed estivi, e quindi si perdevano le Pleiadi, veniva espunto Kai Pleiadon. Oppure Hermann trasponeva Kai Pleiadon anatolaste Kai Diuseis dopo Terus. Quindi il passo appunto molto, molto tormentato dal punto di vista dell'esegesi. Ora il testo stampato da Suillet e anche tradotto da Hirschfeld è del tutto soddisfacente, quindi Pleiadon che Keimonas all'accusativo va benissimo, e bisogna intendere anche sulla scorta dei passi naturalmente Arato, naturalmente Eratostene anche, no? Cioè il collegamento delle Pleiadi ai lavori stagionali, o ancora il De Signis che viene portato da Martin a confronto per il verso 266 di Arato, dove si associano nelle divisioni dell'anno, quindi sia appunto il levare eliaco delle Pleiadi, il tramontare eliaco delle Pleiadi, sia gli equinozi e i solstizi, proprio come divisione dell'anno. Il problema nasceva appunto con, secondo le registrazioni degli apparati, con questo Vindobonense filologico greco 21 Y, quindi il manoscritto di Planude, per questo genitivo Keimonos, che in realtà non è proprio di Y, ma si è prodotto in questo Parigino greco 1808, che ha la lezione Keimonas, ma che sopra lo alfa ha segnato un piccolissimo omicron, e quindi questo ha prodotto l'innovazione e poi anche la registrazione negli apparati. Perché nel caso dell'assioco, faccio un breve excursus per comprendere meglio il problema, la situazione è molto più complessa che per altri dialoghi dell'Appendix Platonica, questo perché per i dialoghi dell'Appendix Platonica la tradizione si appiattisce su questo Parigino greco 1807, che è il codice A di Platone, ma nel caso dell'assioco già Post aveva visto che noi abbiamo un altro testimone primario in questo Parigino greco 2110 del XIV secolo, e non solo, come succede per il secondo tomo, l'ultima parte del secondo tomo di Platone, da Degi 746b8 è copia di Al Vaticano greco 1, che è il codice O di Platone, e nel caso dell'assioco il problema è che questo Vaticano greco 1, che non è riconducibile ad A e quindi è un apografo, ma conserva sui margini diversi interventi marginali, soprattutto dovuti ad A3O3, che è poi la stessa mano, e che sono effettivamente devono comparire in apparato. Ecco, il Vaticano greco 1 nel caso dell'assioco è mutilo. Ora io ho tagliato male l'immagine, dopo l'erissia compare un brevissimo brano dell'assioco con il quale si interrompe il codice stesso, e quindi vanno perdute quelle correzioni a volte interlineari, a volte marginali, di questa mano del X secolo, che è A3O3, e che talvolta annota con maggior cura il Vaticano greco 1 rispetto al Parigino greco 1807, e ci restituisce quindi qualcosa in più nel Vaticano greco 1 rispetto al Parigino greco 1807. Questo naturalmente origina un grosso problema, perché alcune lezioni che sono verosimilmente di questa mano correttrice del Vaticano greco 1 possono soltanto essere recuperate attraverso i suoi apografi, per cui Barnett citava in apparato e talvolta anche sui lei questo codice Z Parigino greco 3009, che naturalmente non va registrato in apparato perché è copia di copia, cioè una copia del Marciano greco 188, ma gli apografi più vicini al Vaticano greco 1 nel caso dell'assioco andranno registrati in apparato, perché in alcuni casi consentono di recuperare alcune varianti marginali presumibilmente dello stesso Vaticano greco 1. E la situazione è ulteriormente complicata dal fatto appunto che avremo questo testimone in più nel Parigino greco 2110 e accanto al 2110 anche in un Laurenziano che è questo, cioè Laurenziano Plute 11-13, che è legato a questo Parigino 2110 e che contiene l'assioco proprio alla fine del manoscritto.
Ci sono anche diverse fonti supplementari, ad esempio questo Parigino 2010, perché la Sioco ha questa circolazione isolata, l'80-17 è invece una copia del Vaticano Greco I e il Vindobonense Filologico Greco 109 è una copia di DR, cioè del Vaticano 1029, che a sua volta copia lo stesso del Vaticano Greco I. Il Larenziano 85-9 invece registra a sua volta questa variante inferiore Keimonos, perché dipende dal 59-1 che risale per gli spuri al Parigino Greco 1808. Quindi l'innovazione Keimonos, che poteva sembrare appartenere a Y, cioè al Vindobonense Filologico Greco 21, nel caso dell'Assioco è anche questo un codice significativo, perché Planude lo anticipa rispetto agli altri dialoghi spuri probabilmente attinge da una linea tradizionale che è comune a questo Parigino 2110. Non so se è del tutto chiaro, ma probabilmente ecco, questa variante, che poteva sembrare significativa perché nel codice anche Planudeo, in realtà è un'innovazione del Parigino 1808. Quindi è comunque comprensibile il testo alla luce del quello che volevo dire è questo, alla luce del lessico astronomico alla fine, si tratta appunto degli equinozi e dei solstizi, quindi non dei tropici, e si tratta degli inverni delle Pleiadi, che nella tradizione, come ha benissimo mostrato Davide Amendola, sono legati ai cicli stagionali e quindi anche questa parte, cioè la parte propriamente astronomica di questo Logos Uranios, in effetti si richiama all'inizio di questo Logos Uranios, che parlava proprio delle attività umane, cioè dell'attraversare i mari. Quindi naturalmente le due cose sono correlate anche in Esiodo, l'inizio della stagione invernale coincide con la fine della navigazione, quindi si tratta sempre dello stesso fenomeno delle attività umane. Sui Lei cita a confronto con questo un passo del De Senectute di Cicerone, che attribuisce questo elenco anche ai pitagorici. Sicuramente con questo Logos Uranios è un discorso prettamente platonico ed appartiene a quel filo rosso del dialogo che è il solo convincente per Assioco, e che ha quindi tre diverse tappe: questo Logos Uranios, che è centrale nel dialogo, e poi il mito finale, ed è al tempo stesso anticipato questo Logos Uranios da quanto Socrate dice in un primo tempo, quando parla dell'anima come chiusa nel corpo e dice appunto che l'anima desidera ricongiungersi con l'etere, e l'espressione è dipsaia, sete. Quindi ci sono elementi anche in questo primo discorso di Socrate, che viene in un primo tempo abbandonato, ci sono già elementi platonici, pitagorici, orfici, che costituiscono la sola ipotesi del dialogo che viene accolta da Assioco. Si può ben vedere come nel mito finale si evochino, sulla scorta del mito del Gorgon naturalmente, Tantalo, Sisifo, Tizio, quindi i supplizi, supplizi che naturalmente non atterriscono a Assioco, perché non fa parte della schiera degli Asebeis, ma invece Eusebes, così come anche Clinia quando chiama Socrate, e che invece naturalmente sono l'elemento che più atterrisce la parte avversa, cioè la scuola epicurea. Naturalmente l'Assioco è stato studiato in relazione alle Tusculane di Cicerone, gli stessi temi ritornano nel terzo libro di Lucrezio, come è noto, e quindi c'è una sicuramente la contrapposizione rispetto sia alla scuola stoica, per un accenno alla vita come esilio che viene subito abbandonato, sia alla scuola epicurea, soprattutto alla scuola epicurea, è sicuro.
Volevo accennare brevemente a quest'altro brevissimo componimento che di nuovo contiene un elogio dell'astronomia e per questo aspetto, ricorda un poco questo discorso della Sioco, anche se si colloca su tutt'altro versante, ed è questo brevissimo componimento che di cui ci parla anche Sinesio, che lo vuole inciso su uno strumento probabilmente di forma cilindrica che invia a Peonio, e ci dice, vi dico la traduzione di Grazia: so d'essere mortale effimero, quando però degli astri fittissimi segue moti circolari, non più tocco la terra coi piedi, ma nella dimora stessa di Zeus mi sazio d'ambrosia, cibo degli dei. Ne abbiamo parlato un momento con Anna Santoni, è naturalmente da approfondire, ma si trova anche nel Vaticano Greco 1594, nella Palatina viene attribuito a Tolomeo. Nel Vaticano Greco 1594 è interessante che si trovi proprio sul primo foglio dove inizia l'Alma Gesto, quindi il codice è una miscellanea organica, ma composita, come spesso accade per i manoscritti della collezione filosofica. Questo manoscritto viene ricondotto ad un secondo gruppo, ad un gruppo B della collezione filosofica, nell'analisi che ne fa Filippo Ronconi. Il gruppo A sarebbe appunto quello del Parigino 1807 di Platone, con i commenti neoplatonici soprattutto, e poi anche con un codice che ha ad Heidelberg, quindi con altro materiale, un altro codice di commenti medioplatonici che è il 1962. Però questo gruppo B con il 1594 e anche con un codice che è alla Marciana di Alessandro di Afrodisia, quindi un altro, è frutto della collaborazione di tre copisti, cosiddetti 2A, 2B, 2C, e in questo codice, questo copista sarebbe 2A, ma la parte finale è copiata da 2B ed è impaginata a piena pagina, quindi è un codice che associa diverse parti. Sul primo foglio del Tolomeo compare l'epigramma con alcune varianti significative, perché in luogo di Piucinas, quindi di questi fittissimi moti circolari degli astri, compare Catanun, e si mantiene però Ichneuo così come è in Sinesio, mentre la Palatina avrebbe Masteuo secondo, quindi per alcune varianti in comune con Sinesio, contro innovazioni che si trovano nella Palatina, dove peraltro è attribuito a Tolomeo. Volevo soltanto rapidamente, questo appunto è il 1594, volevo soltanto fare un rapido cenno invece a quest'altro fenomeno che sicuramente ci dà un'altra prospettiva nel rapporto mondo greco-mondo latino, perché abbiamo visto nel caso dell'Assioco la discussione più significativa poi ci viene anche dal confronto con il mondo latino, ma ecco, in questo caso per l'esegesi eratostenica è interessante il fatto che questo manoscritto, questo 87-10, riporti questi brani di esegesi eratostenica ad Arato, accanto peraltro a codici molto famosi come il Vaticano Greco 191, che è stato già citato, questo Vaticano Greco 191, nel quale è stata riconosciuta la mano da Immacolata Perez Martin, la mano di Giovanni Pediasimo, e accanto peraltro anche, questa è la mano di Pediasimo, e accanto peraltro anche alle Edimburgense di Planude. Ecco, questo 87-10 è molto discussa la sua possibile appartenenza alla cerchia di Gregorio di Cipro, ma contiene appunto ancora una volta questa esegesi eratostenica. La cosa interessante è che questa esegesi eratostenica ci è nota nel titolo soltanto dal Vaticano Greco 191, credo in rapporto a questo 87-10, ma dobbiamo ancora esaminare anche il codice di Imburgense. È interessante che questa esegesi eratostenica trovi corrispondenza nelle versioni alto-medievali e che questo 87-10 sia, dal punto di vista delle varianti, il codice più vicino a queste stesse versioni medievali.
di non avere niente. Grazie a Mariella Menchelli anche per questo panorama di manoscritti, alcuni dei quali sono vicini, qua la Laurenziana e, come sapete, visibili online grazie a una molto positiva iniziativa della biblioteca.